mi chiamo Alessio Aquino, Gianluca Diazzi. E io sono Nicola Vairetti e dopo la lezione volevamo fare un paio di domande appunto riguardo ai temi trattati. Allora, io volevo chiederle, qual è il concetto chiave che ci può aiutare a capire quello che sta succedendo adesso nell'economia e nella società e qual è il meno utile a questo scopo? Ci vuole... il problema è questo. Lo dico perché siete in scuola. Non c'è mai un concetto chiave. C'è sempre una molteplicità di concetti chiave. E soprattutto nel mondo in cui viviamo, che è un mondo di interdipendenza. Interdipendenza. Sappiamo, per esempio, per dire l'interdipendenza, quando la Germania fa una politica di esportazione, ha un surplus, come si dice? Un aumento. Un eccesso. L'esportazione sarebbe importazione. Questo significa che un altro paese ha un disavanzo nero. Non si può analizzare che il responsabile del disavanzo è il paese o è la realtà. Non si sa, non è facile, è molto difficile. Se la Grecia va nell'austerità e che gli altri paesi, avendo timore di essere attaccati dai mercati, fanno l'austerità, ok. Allora, come dire che c'è un concetto chiaro? Non c'è. Forse bisogna capire che per poter avere una visione chiara della società bisogna capire l'economia. L'economia è una scienza sociale. Non c'è la gente e l'economia, c'è la gente lavorando. La gente che lavora è una gente sociale, no? Non è una gente che è distaccata di tutto. Dunque non c'è un mezzo. Quando c'è un'impresa che produce, quando la gente produce in un sistema di regole che sono state fatte dal governo. E dunque c'è, perché un'impresa funziona, c'è il sociale, l'economico, il politico. Non sono mai distaccati. Di più c'è anche l'ambientale, perché con che materie si lavora. Dunque è un sistema interdipendente. Una cosa che non ho avuto il tempo di dire è c'è lì sopra la conoscenza, perché è quello che puoi fare in modo che l'organizzazione sociale, economica, militare che abbiamo sta in progresso. È la conoscenza, e il sapere, il fatto di andare avanti con la ricerca e l'intelligenza. Grazie. Un'altra domanda. Io invece voglio sapere cosa ne pensa semplicemente sulla della precarizzazione del lavoro. Questo credo che passano contro, capito? Molto ovvio, ma sono contro anche per delle ragioni economiche, però. Perché la precarietà è una perdita di qualità di vita. Si sa, non fa senso di dire alla gente: se volete che la crescita sia più forte, dovete accettare una condizione più precaria. Perché la gente si dice: che mi piace
reddito più elevato, con più di sicurezza, un'insicurezza totale. Dunque, c'è una componente molto forte della qualità di vita. E la ragione, perché quando si pensa alla precarietà non si pensa all'insieme del sistema, la ragione è perché la gente vuole essere assicurata. Le assicurazioni hanno conosciuto una crescita enorme, si assicura tutto, e questo che l'assicurazione è un modo di combattere la precarietà. E allora perché non fare assicurazione sociale? La gente le domanda. E la conseguenza economica di questo, l'abbiamo visto in un modo molto chiaro in questa crisi, che il paese industriale che ha resistito il meglio, lo sapete? La Francia. Che ha conosciuto il tasso di decrescita il minore. L'Italia ha conosciuto un tasso di crescita di 4%, la Francia 2,2%, ma l'Europa 4%, la Germania 5%. Ma perché c'è un sistema di protezione sociale che consente alla gente di avere un reddito sempre. Che lavora o non lavora, che... Dunque che riduce la precarietà. La precarietà non è più una questione di vita o di morte, come lei in molti paesi. Abbiamo fatto un studio sul Brasile e abbiamo visto che quando c'era un posto di un funzionario che è pubblicato perché è vuoto, c'è 1 milione di domande, anche la gente che viene del privato e che guadagna 10 volte quello che propone questo posto. Perché? Perché questo posto dà la sicurezza. E dopo ci sono la precarietà. La gente vota per l'assenza di precarietà. Allora siamo in democrazia, no? Sì, sì. Facciamo la sicurezza sociale. Ecco. Grazie. C'è un'ultima domanda. Io invece volevo chiedere quali possibilità ci sono per noi giovani e se ci saranno dei cambiamenti in futuro e in quale direzione. Ci sarà cambiamento nel futuro. Quale direzione? Non lo so, io sono stato capace all'inizio degli anni 80 di immaginare che avrò un telefonino accanto al mio letto sempre. Dunque c'è un'incertezza sull'evoluzione del mondo, ma quello che si sa è che siamo in un mondo che vecchio, e dunque logicamente i giovani diventano più rari e dunque meglio accorti. Questo dovrebbe essere già la verità, ma non l'è, ma forse lo diventerà, sono sicuro che lo diventerà, perché questo problema di decrescita della popolazione è, c'è solamente un continente dove non c'è, è l'Africa, ma dappertutto, in Cina perché hanno uno figlio, e in India perché ammazzano le ragazze. Però non hanno, in Africa non hanno la possibilità di sfamare tutte queste persone. E quindi in Africa hanno problemi, possiamo aiutarle, e allora dobbiamo aiutarle, e dunque... Credo che i giovani faranno come il petrolio di oggi, domani.